Storia della moda dal XVIII al XX secolo. Questo libro racconta l'evoluzione della storia della moda, prevalentemente della moda femminile, attraverso le immagini della collezione del Kyoto Costume Institute. Il libro parte dal 1700, quindi dalla moda rococò. Anzi, volevo prima dire che il Kyoto Costume Institute è nata nel 1978 ad opera di un grande industriale giapponese che voleva appunto raccogliere l'evoluzione della moda occidentale con lo scopo di vedere come poi la moda, cosa avrebbe potuto fare la moda negli anni successivi. Come dicevo, si parte dal 1700, quindi l'epoca rococò, l'epoca ricca di ruche, di volant, di farfalle, e dove l'elemento femminile, l'abito femminile era costituito da un manteau, da una gonna, jupe, e da una pettorina che doveva coprire l'addome e il seno. Poi questo costume si evolve perché era davvero molto complicato vestirsi e la pettorina viene sostituita da lembi di stoffa che sono inseriti direttamente nell'abito. Questo per dire che questo volume e la collezione di conseguenza documentano veramente tutti gli aspetti dell'abbigliamento con delle interessantissime didascalie che spiegano i vari elementi costitutivi dell'abito e spiegano anche un pochettino il momento storico in cui questo tipo di abbigliamento veniva indossato. Come dicevo, è più abbigliamento femminile rispetto a quello maschile. Qua per esempio vediamo, sta finendo il 1700, vediamo questo era quello che si mettevano sotto, quindi in busto, le panier che erano questa struttura che faceva i fianchi larghi e la sottogonna. Con l'avvicinarsi della Rivoluzione francese l'abbigliamento diventa più semplice, si cerca di, ecco il tricolore francese, si cerca di avvicinarsi a quelli che sono i principi della Rivoluzione, mentre dall'altra parte chi sposava ancora l'ancien régime si continuava a vestire in maniera super ricca, super adornata e importante. Col 1800 l'abito è lo stile impero, questo abito con il taglio praticamente sotto al seno, e che però veniva fatto con stoffe molto leggere, quindi in Europa c'era freddo, viene introdotto lo scialle di cashmere, qua vediamo tutti i dettagli che vengono riportati, le borse, le scarpe, i cappelli, quindi dicevo lo scialle di cashmere oppure la redingote mutuata dall'abbigliamento da cavallo inglese, riding coat, oppure lo spencer. Nell'Ottocento la gonna diventa, come è documentato qua, forse un po' più corta, quindi le calze e le scarpe assumono grande importanza. Diventa, dicevo, un po' più corta, prima era rotonda, di foggia completamente rotonda, poi piano piano si appiattisce con l'introduzione del tournement, che era una sorta di impalcatura che adesso se trovo vi faccio vedere, questi sono gli scialli di cui vi parlavo prima, e questa sorta di impalcatura che faceva sì che l'addome fosse piattissimo e invece si evidenziasse il posteriore in pratica. Questi sono abiti da sposa e si creava, vedete, questa forma a S, molto tipica, data dal seno e dalla parte posteriore molto, molto pronunciata. E sono gli anni in cui l'alta moda francese continua a fare da padrone, da riferimento per tutta l'Europa e anche per il resto del mondo. Queste sono le sottogonne e poi le crinoline che venivano indossate. Ecco, questo è il tipo di imbottitura che portavano. Poi dopo, insomma, si avanza e si arriva al Novecento. Il Novecento ha il grande pregio di liberare la donna dal busto, nel senso che Paul Poitier, direi, fu il primo a pensare ad abiti che non avessero bisogno del busto, ecco, quindi le forme si fanno più morbide. E sono gli anni in cui compare sulla scena Gabrielle Chanel, promotrice di un abbigliamento, questo è l'abito Dollfuss di Fortuny, e di un abbigliamento, dicevo, più funzionale, più dinamico, che sposasse anche le esigenze di una donna che
Dopo la prima guerra mondiale non era più abituata a stare in casa, ma voleva avere una sua autonomia. E poi si arriva, insomma, tramite tutti i grandi stilisti dell'epoca, si arriva alla fine del 1900, dove il protagonista non è più l'abito sartoriale, ma è proprio il corpo. Qua vedete i copricapi che vengono presentati anche questi, diventa il corpo, e quindi si parla degli stilisti moderni, che possono essere, non lo so, Paco Rabanne, la Vivienne Westwood, poi Armani, Prada, e si arriva appunto fino alla fine tutti gli stilisti giapponesi, anche con Des Garçons, Yamamoto, Kawakubo. E così si conclude il libro, con una rassegna poi di tutti gli stilisti presentati e anche un interessantissimo glossario con i termini tecnici di moda che ricorrono nelle didascalie. Quindi per Taschen, storia della moda dal XVIII al XX secolo.